Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa dell'attrice Dorian Gray. Questa mattina la donna si è sparata un colpo di pistola alla tempia nella sua villa di Torcegno in Trentino, dove viveva da quasi 50 anni lontana dai riflettori. Maria Luisa Mangini, questo è il suo vero nome, era nata a Bolzano nel 1900. Mi chiamo Maria Luisa Mangini, ma tutti mi conoscono con il mio nome d'arte, Dorian Gray, che mi diede all'inizio della carriera il mio coreografo. Diceva che avevo una testa da ragazzo, ma io penso che lui non sapesse che Dorian Gray fosse un uomo. In realtà a me sarebbe piaciuto restare Maria Luisa e, se proprio, usare il cognome Divina, come la mia mamma Flora. Sono nata a Roma nel 1934. No, anzi, diciamo le cose esatte una volta per tutte. L'anno era il 1931 e la città Bolzano. Per anni ho barato sulla mia età. Ma quale diva non lo fa? Eccetto che per l'età sono sempre stata sincera, perché, in definitiva, non vale la pena di non esserlo. Capannelli concitati da vigilia di elezioni, collegio uninominale, candidata femminile. Spiegabile il fervore di queste discussioni, per quanto si tratti di candidata che da parecchio tempo ottiene l'unanimità. Ecco il manifesto. Negli anni 40-50 c'era stata una diva della rivista che era Banda Osiris, che però era giunta alla fine della carriera. E l'unica che dicevano fosse possibile come per diventare la nuova Banda Osiris in Italia era una ragazza che io non conoscevo, che si chiamava Dorian Gray. Mi considero una carica di dinamite in un cesto di gelsomini. Terminata la guerra, mia madre mi iscrisse a un corso di ballo classico. Un giorno presi coraggio e mi presentai a Macario, allora indiscusso re della rivista. «Cosa vuoi fare?» «La prima donna», risposi. «Va bene», mi disse, «farai la prima donna». E mi mise in ultima fila. Dorian Gray si inserisce proprio dei primi anni 50, in un momento veramente d'oro per la rivista. Il tacchino. Oh, per carità, io mangio di tutto. Ah, beh, no, dicevo, se c'è. Se c'è. Allora volete il tacchino? No. Ah, ma se c'è. Uscivamo da una guerra terribile, con le città distrutte, con le città al buio, senza mangiare. E la rivista veramente ha rappresentato, secondo me, come una rinascita. Finalmente si poteva ridere, finalmente si poteva vedere i lustrini, le piume, le luci. Dorian Gray, noi lo sappiamo, era in una compagnia di danza classica addirittura, e venne presa da Macario, che mio padre, oltre a essere il re della rivista come comico, e oltre a averla reinventata nella sua struttura, era anche un grande talent scout, ha fatto nascere, debuttare e portate al successo molte soubrette. Lei in rivista si diceva così, che le sarebbe piaciuto essere l'erede di Wanda Osiris. In realtà,
lo poteva essere con più concretezza, perché questa sapeva recitare, parlare, una bella figura, mamma mia. Ma perché vanno Siris? Poi io ho realizzato, forse tra troppo appena era la femmina, le scene, mi pare così, con un abito tutto dorato, avevo un corpo, ma poi una grazia, una eleganza. Ma devo questa ci si nasce, si impara a perfezionarsi, a diventare attori, ma questa era vera. E me va. Recitava in modo molto spigliato, in modo molto ironico. Dorian Gray non era una soubrette di tradizione alla maniera dell'Osiris, però non era neanche un anti-soubrette tipo Delia Scala o la Mondaini. Quindi era quasi una figura di transizione della soubrette tra quelle antiche e quelle nuove, moderne. Dorian Gray fu appunto presa da lui giovanissima, come Isabel Zizza ad esempio, cioè appena sedicenni, e portata dentro a una rivista direi storica che è stata Votate per Venere, una grande rivista che in Italia aveva come soubrette principale Elena Giusti. Walter è Chiari, sogna giochi di parole. Tra i sogni di un Walter c'è il sogno di un valzer danzato dal balletto Hiller. Per tutto un film Chiari ha visitato i sogni di Campanini, a buon rendere. Quanto a Dorian Gray non c'è dubbio che è un sogno. Quella fra Dorian Gray e Walter Chiari è quasi un'attrazione fatale, è quasi inevitabile il loro incontro. Le loro strade si incrociano nel 51, quando sono quasi coetanei. Walter ha 26 anni e Dorian 22, e vengono entrambi dalla rivista e hanno delle caratteristiche in comune. Sono tutti e due dei belli, per esempio, cosa abbastanza nuova, per esempio, nel teatro di rivista per quanto riguardava il ruolo del comico. Andiamo a Okinawa! In conseguenza, il Ministero della Guerra, riunito di urgenza, ha deciso di entrare immediatamente in conflitto con il Ministero del Comico. Hai sentito dopo? E così già abbiamo fatto i birichini, va bene, andremo a menare le mani. Ehi, tu hai tempo di aspettare due mesi, no? Anche il reverendo Connor però non può sposarsi perché ha pesca nel Massachusetts. Sogno di un Walter del 51, avere il nome nel titolo era un privilegio da pochi, insomma, Totò, Peppino, pochi altri. E quindi Walter era, diciamo, nel momento dell'esplosione della sua popolarità, del suo talento. E ha voluto a fianco a sé questa bellezza strana, quasi di sogno, ecco, anche lei, perché è forse un personaggio che ti puoi immaginare di sognare, che ti porti in una dimensione altra, in un mondo notturno e anche peccaminoso, insomma, per la sua bellezza folgorante. La prima volta che l'ho veduta era nel 1953. Allora vedi uno spettacolo, si chiamava Made in Italy. E porta lettere è Dorian Gray. È la
rivista che ha riconciliato la Vanghissima con Macario. Ma qui tutto è made in Italy, anche quando made in England. Se lo attestano tutti Urbani, Rizzo e i protagonisti del finale. Questa faceva uno sketch in scena con Leonello, che faceva uno che aveva un'edicola dei giornali, che vedeva i giornali. Dove questa, io sono rimasto sbalordito per la comicità, per i tempi, per la prontezza, per la simpatia e poi anche perché era un bel pezzo di ragazza. Come? Non ce li ho sei giornalini diversi da 40 lire, da 40 lire solo lei e il travaso. Ah sì? Allora mi dia senz'altro lei il travaso. Noi ci aggiunge Bolero Film Epoca, toglie Annabella, ci mette Mani di Fata. Però faccia un po' in fretta perché io perdo il treno. Mani di Fatto, quello vecchio, quello nuovo non è ancora uscito. Quello vecchio? Quello vecchio. Allora non lo voglio. Al posto di Mani di Fata mi dia Tempo Illustrato e Eva. E io. Si ricordi di levare il travaso? No, se il travaso ha detto che lo voleva. Ah sì, nel caso Bolero Film Epoca lei Mani di Fata, mentre nel caso Bolero Film Epoca lei Tempo Illustrato Eva. Il travaso lei lo deve togliere, altrimenti superiamo di 40 lire e io non ho gli spicci. Che bello, quando succede tutto il flitto? Però se lei ci tiene proprio a darmi il travaso, no, per carità, me lo dia. Lei sostituisce Tempo Illustrato con Grand Hotel e Candido con Le Confidenze di Liana. Gli domandai di questa Dorian Gray e lui mi disse, quasi divertito, era una pazzerellona, una ragazza umorale, un po' bizzarra, che alle volte si faceva fare i vestiti di scena da sola, rifiutava o non entrava in scena con il costume che il costumista gli aveva dato perché preferiva un modello che lei stessa aveva pensato e fatto fare su misura per lei, il che fuoriesce da un concetto di disciplina tradizionale, canonica, verso il regista, il comico, la messa in scena. Da Porto Rimedio a uno scontro con se stesso, ma Dorian Gray, protagonista della serata, accorre a consolarlo dello scontro con un incontro piuttosto vantaggioso. È Dorian quest'anno a ricevere la spilla d'oro che il Passerella Club assegna alla prima pista delle soubrette. Brillante il gioiello, non meno brillante il ringraziamento della premiata. Venne premiata come diva dell'anno dal club della Passerella, perché allora c'erano degli affezionados della rivista che erano dei giovani che di solito vivevano questo sogno in loggione, ma ogni sera, e diventavano poi anche un po' la clac, perché ormai conoscevano lo spettacolo in tutti i punti. Il periodo che ho passato nella rivista furono 4 anni di vita assolutamente felici, trascorsi tra indigestioni di cioccolatini e capricci regolarmente soddisfatti. Nel 1954, a 20 anni, a 23 anni, firmavo, battendo tutti i precedenti record per la mia giovane età, il primo contratto di prima donna assoluta nella rivista Passo Doppio, a fianco di Ugo Tognazzi. Fu il mio più grande successo. Passo Doppio è stato la prima volta che io ho messo piede in un palcoscenico. E appunto c'era Dorian con Tognazzi, e Vianello e Gino Bramieri. E Dorian Gray, naturalmente. Di Dorian ho un ricordo bellissimo, perché poi per me, essendo la prima volta appunto che vedevo una soubrette, e lei era una soubrette, era una diva, era proprio la diva, insomma, e fuori dal tempo, bellissima, bellissima, con un corpo meraviglioso che poi non ho più visto in palcoscenico, ed era una donna molto schiva. E quindi noi, quando si provava senza di lei, poi lei arrivava e tutti rivolti verso questa giovane ragazza, e tutte attenzioni che lei pretendeva, credo.
Comunque era una persona con la quale non avevi modo di entrare nel suo privato. Lei era molto diva, era proprio così, e una donna particolare, diva, ma non femminile, devo dire, aveva poca sensualità, poca femminilità, ma era questa cosa meravigliosa che tutti incantavi a guardare, non trovavi un difetto, con questo musino, con questi occhi accerbiati. E a Parigi hanno fatto uno scherzo, siccome era sovente che Raimondo Vianello e Bramieri con Tognazzi facevano gli scherzi a lei, o gli facevano trovare lo scarafaggino dentro la tazza del tè nella scena che lei doveva bere, oppure un'altra volta gli hanno messo del talco e fingevano di drogarsi di cocaina, facevano delle cose incredibili. E allora lei un giorno si è entrata in scena con un grande cappello e ha cominciato a staccare la frutta, tutta piena di frutta, e a mangiare in scena, perché era frutta vera. E quella si era vendicata così, e quelli non potevano più andare avanti, gli veniva da ridere. Quindi questo è il mio ricordo a Parigi. Non è possibile, io non posso aspettare. Quando dobbiamo andare a teatro? A teatro? A teatro? Vedi, cara, io ti voglio molto bene, ma tu hai il dono di esasperarmi ogni volta che mi rivolgi la parola. Io? Sì, tu! Ora ci troviamo quindi alla metà degli anni 50 e il cinema prende Dorian Gray con sé fra le sue braccia e gli offre parti importanti in quelli che erano i film di una anticamera della commedia all'italiana. Ve l'ho già detto, non so chi è. Sai solo che si chiama Joe? Sì. E lo conosci solo da una settimana? Sì. Finiscila di fare la commedia, che è meglio per te. Meglio cosa? Commissario, intendiamoci bene. A me non fate paura. Io sono una donna onesta, non ho mai avuto a che fare con la polizia e non ho voglia di averci a che fare nemmeno questa volta. Sono gli anni 50 e da una parte c'è il neorealismo, dall'altra ci sarà, a quanto ci hanno raccontato in maniera un po' superficiale, il tradimento del neorealismo. Ma in realtà c'era un altro cinema, un cinema popolare, un cinema che dava forza alla riemersione del cinema italiano dalle macerie della guerra, e veniva non dal neorealismo, ma veniva dal teatro di varietà. No, io volevo savoir. No, io volevo savoir l'Idris. Ja. Ja. Se una persona era così carina, spigliata, in palcoscenico se la cavava bene, se il pubblico aveva per lei simpatia, è chiaro che il passo era abbastanza facile. A differenza della rivista, credevo che il cinema fosse un dolce inferno. Era invece un amaro paradiso. Io avevo un'immensa ambizione. Volevo arrivare in cima alla scala anche al cinema. E finalmente arrivò il 1956. Ah, che anno! Un anno d'oro, indimenticabile. I tre film con Totò mi diedero un grande successo e mi consacrarono definitivamente al grande pubblico. Accarezzami come cielo accarezza luna, accarezzami come mare accarezza arena, fammi dormire. Buonasera. Buonasera, mi scusi, sa, ma io non sapevo che... Ma da dove viene lei? Le dispiacerebbe farmi passare fino alle scale? No, no, prego, venga, si accomodi. Grazie. Con Totò diventa in tre film un personaggio
forte, diventa la bionda fatale, la nostra Marilyn Monroe. Ciao. Ciao. Beh, che hai fatto ieri sera? Ti hanno cercato da tutte le parti. Si può sapere dove te la sei squagliata? Buongiorno, signora. Buongiorno. Siamo pronti, quando vuole possiamo cominciare. Va bene, mi cambio e vengo subito. D'accordo. Andiamo, ragazze. 56, questo anno meraviglioso per Dorian Gray. Da allora questa figura meravigliosa, questa figura giunonica, questa promessa di sensualità straripante anche per chi era un ragazzino decenne o giù di lì come me, ecco, comincia a diventare indispensabile a tutti i film che vogliono raccontare la vita, ma vogliono raccontare la vita senza il canone neorealista, e cioè con attenzione particolarmente socio-storico, né ai film cosiddetti d'autore, che si creano un mondo a parte e che su quel mondo lavorano. Presto però ci sarà anche la scintilla con quest'altro mondo. Che lalla, non sapo che piacere che mi fa. Me ne figlia è nata più bella e te della resterà. Che lalla, che lalla, che lalla. Nell'aprile del 1956 la lavorazione del film Totò, Peppino e la Malafemmena, che rimane nella storia come il film più bello di Totò, hanno detto allora faremo delle scene a Milano anche, perché c'è Dorian Gray che abita a Milano. E dico, guarda, ormai siamo amicissimi, quindi possiamo girare qui dove volete, eccetera. Ed era un lavoro bellissimo, veramente, perché lei durante la giornata parlavamo del più del meno e si è formata un'amicizia che è andata rinforzandosi col tempo. Gli zii di Gianni? Sì, ma come ho fatto a non riconoscervi subito? Non è molto facile, noi siamo travestiti. Oddio. In borghese. Allora. Chissà Gianni quando vi vede che contento che sarà. Era prevista una scena del il primo bacio del giovanotto con la Dorian Gray, e quello della Titanus, il dottor Buozzi, veniva tutti i giorni raccomandandosi, mi raccomando che il bacio sia casto, perché sennò il governo non ci dà i contributi ministeriali per il film. Alla fine, d'accordo con Totò e col regista, gli abbiamo fatto uno scherzo pauroso, perché lui era venuto per vedere proprio la scena e noi abbiamo fatto finta di girare col regista Mastro 5, e allora Dorian Gray si è avvicinata a me, io l'ho presa, l'ho buttata per terra, le sono saltato addosso, abbiamo fatto una scena sexy incredibile, si è sentito un urlo, ah! Siamo rovinati. E questo qui, ve l'avevo detto che deve essere un bacio casto, avete fatto una cosa, bisogna rifare tutto. Mamma mia, invece scende Totò, guarda che abbiamo scherzato. Quando ho finito lo spettacolo ti vengo a prendere e andiamo a cena insieme. Senti amore, non mi racconti delle bugie? Io a te. Mai. Totò era una persona straordinaria per tanti versi, e uno dei versi era quello anche della gentilezza e della, diciamo, cordialità. Non era uno, come si dice oggi, che se la tirava, ecco. Ma no, non è possibile. Ma come non è possibile, scusa? Ma dico, ma cos'hai? Cos'è? Che non è possibile. Tutto il danaro, il palazzo, lei vestito così elegante. Perché? Perché è un sogno, eccellenza. Glielo assicuro, è tutto un sogno. Un sogno? Sì, signore. E allora tutta questa roba, scusa? È un sogno. Ti vuoi convincere che non è un sogno? Sì, signore. Porgimi il tergo. Prego, eccellenza. Aia! Ti sei convinto? Se fosse un sogno, ti saresti svegliato di soppiatto. Ma no, eccellenza, perché non sono io che sto sognando, è lei che sta sognando. Dai, non facciamo scherzi. Ma glielo assicuro. Ma io sono desto. E vi permette che io glielo provi? Ti vuoi convincere? Sì, signore. Vuoi che ti porgo il tergo? Se permette, eccellenza. Vediamo se c'è qualcuno che ci vede. No. Beh, in linea eccezionale per questa volta, fai presto. Sì, signore. Lavorare con Totò era molto difficile, perché Totò
nonostante quello che dicono, era un uomo molto esigente. Totò non amava il dilettantismo, era un uomo molto severo, lui voleva il grande professionismo. Infatti Dorian gli piaceva perché, tra le altre cose, Dorian era una grande professionista, seria, puntuale, precisa, era meravigliosa. E Totò era felicissimo perché Totò, ripeto, adorava questa forma di precisione e di esattezza sul lavoro. Oltre, anche lui era un uomo, a dire per Bacco, è mica male, era bella, eh? E opina? Come? Dico, opina, cioè presume che io... Oh, ma se non può lei, allora... Ecco, le aranciate sono pronte. Oh, subito. E due miei amici produttori, Donati e Carpentieri, avevano una casa di produzione, si chiamava Atena Cinematografica, e produssero Totò, la scena doppia. Era il 1956. Non avevo scene con lei, se ben rimento, no. Che a termine del film, quel gran signore che era Totò, offrì spumante a tutti. Era un gran signore, stava molti lì a brindare a questo film che poi ha avuto un ottimo successo. Lascia ora doppia, sto qui aspettando la tua decisione. Lascia ora doppia, sto qui che palpito dall'emozione. Il tempo vola e la risposta ancora non so. Ticchetti, ticchetto, forse sì, forse no. Fellini con Le notti di Cabiria e tocca Michelangelo Antonioni con Il grido e diventa un'attrice seria e quindi doppiamente dannata, cioè una reginetta dell'avanspettacolo improvvisamente attrice seria e quindi drammatica, iperdrammatica, e questo probabilmente è una delle chiavi del suo fascino. Tirati in là, fammi posto. Ma dove vai? Dov'è che vai? Di! Insomma, queste chiavi me le dai sì o no? No! Sta qui, ti dico che non sei. Lasciami, mi fai male, lasciami! Jessie! Senti, cara, senti un po'. Te lo dico per l'ultima volta, eh? Basta, non abbiamo più nulla da dirci. Mi hai stancato, hai capito? Mi hai stancato. Lasciami che mi rovini la pelliccia. È roba mia. Vigliacco. Un momento, senti. Che cosa vuoi? Puoi andare. Sto buffone d'operetta. Anche nelle scene osé sapeva mantenere quell'elemento base dell'erotismo che è l'ambiguità, che è la tensione, che non è ovviamente, direi, esplicitazione totale, anche se poi Antonioni penserà, nel darle il ruolo della benzinaia del grido, invece di farne una donna molto più aggressiva, dal cuore grande ma anche abbastanza violenta, così come nelle notti di Cabiria Federico Fellini, che quel mondo conosceva bene, il mondo da cui proveniva Dorian Gray, le dà il ruolo di quella di diva un po' capricciosa, da quella diva un po' che è insoddisfatta di tutto e di tutti, che pianta grane, un ruolo, diciamo così, che era antitetico poi alla sua adattabilità, versatilità e disponibilità nella vita professionale di attrice. 2 all'8. Quanto fa? 350. No, signora, fa questo. Ma scalzone! Ladro! Disgraziato! Ma chi è? Ha visto che cosa mi ha fatto? Ah, ma io lo conosco, eh! Lo conosco! Cosa ha fatto? La stradale! Non c'è la stradale! Sono sempre qui quando non ce n'è bisogno! Sono sempre tutti qui! Ehi, aspetta, fermati! Dai, corri!
il grido di Antonioni era brava. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che era doppiata da Monica Vetti. Dio solo sa perché, ma forse si sa perché. Perché Antonioni allora con Monica Vetti era un grande amore. Vabbè, io lo dico così, tanto per fare una battuta ironica. Era stata doppiata da moltissime attrici. In realtà neanche aveva una voce particolare, aveva mille voci, un nome super finto e quest'aria abbastanza peccaminosa da bella del varietà. C'era questa cosa di doppiare quasi tutti, tutti i film italiani venivano doppiati, tranne alcuni di Totò o di qualcun altro, qualche comico così, che venivano fatti in presa diretta, per cui c'era una cura nella ripresa da un punto di vista del fonico, diciamo, particolare. Molte erano doppiate perché, non so, non erano intonate con gli attori. Con Totò bisognava intonarsi proprio, poi le cose specialmente divertenti, le commedie, se non c'è un, diciamo, proprio è come uno spartito, bisogna non sbagliare i tempi, non, insomma, qualcuno forse non aveva queste capacità, veniva doppiato, così insomma il risultato era migliore. Silvana Mangano e il regista Mario Camerini discutono il copione e l'impostazione di una scena del nuovo film di cui l'attrice è interprete. Intanto un insolito Alberto Sordi, con baffi e sguardo da Don Giovanni periferico, si affida alle cure del truccatore. Dorian Gray, d'altro canto, aspetta il si gira. Siamo a Monte Carlo, sul set del film Gli Assassini, una vicenda con la quale si torna agli schemi tragicomici dei soliti ignoti, lontani tanto dall'umorismo rivistaiolo quanto dalle sofisticazioni intellettuali. Io durante Crimen l'ho ben incrociata, perché ci vedevamo a Monte Carlo. Vedevo una donna giovane, bella, mi sembrava felice. Sullo sfondo di Monte Carlo, tre coppie sono costrette a placare le ansie del tavolo verde davanti a un commissario che li accusa di aver trucidato una vecchia miliardaria. Siamo, seppure in prospettive diverse, nel clima dei soliti ignoti. Un film che si propone di divertire, evitando i consueti schemi dell'umorismo rivistaiolo e che fa leva sui binomi di attori già collaudati. Il film è bello. È divertente. La mia parte con Nino Manfredi poi era esilarante, non avrei mai immaginato di dover apparire in un film che tento di annegare un cane, perché io adoro i cani, ne ho sette più un canile, quindi non l'avrei mai fatto in vita. Ecco la sua figlia, la signora. Grazie, cara. Guardi, guardi, laggiù c'è un cane che sta affogando. Laggiù, vede? Dove? Dove? Laggiù. Sì, è proprio così. Ma è quella donna che lo sta affogando. James! Madame? Per favore, chiama subito la polizia. Sì, signora. Aiuto! Aiuto! Proprio la scena in cui tento di affogare il cane l'abbiamo girata al lago di Paola in pieno inverno. Tanto che mi hanno dato una controfigura, perché il lago era gelato, che era un giovanotto, un nuotatore. Ho saputo poi che gli è venuta la polmonite. A me no. Mi sono bagnata nell'acqua,
ma non mi è successo niente. Serata di gala a Roma per la quarta edizione della Tour Eiffel d'Argento, l'annuale premio per lo spettacolo che viene assegnato con il patrocinio dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani. Tra merengue e cia-cia-cia, tubava la coppia Vianello-Mondaini, prossimi divertenti sposi. Una folla di premiati. Dorian Gray, espansiva e schiva. Vianello con Tognazzi. Walter Chiari era un altro dei miei partner artistici abituali. Andavamo molto d'accordo e tra gli anni 50 e 60 recitammo insieme in numerosi film. Era un uomo molto affascinante e simpaticissimo. Questa manciata di film nei quali lavorano intorno agli anni 50, ma poi ci sarà un episodio anche nel 65, sono spesso calati in un'atmosfera onirica o in una situazione di gioco fra sogno e realtà. E infatti in Io piaccio, La via del successo con le donne, Walter ha un ruolo che gli fa cambiare, diciamo, gli permette di cambiare la personalità delle persone che gli stanno intorno con degli strani esperimenti che fa e di provare su se stesso anche un siero che lo rende irresistibile. E qui c'è un incontro altrettanto fatale e bollente con Dorian Gray. Qui le fa male? No. Qui? Ah sì, molto, molto. Sì. E qui? Sì. Lì il dolore è più forte. Che cos'è, dottore? Ma non saprei. Io piaccio è stato, io sono andata a trovare Walter Chiari e lui mi fu il primo contributo a Empress, perché mi scritturarono e fece una piccola cosa e lei lavorava in questo film, sì, ma lì io l'ho vista soltanto così di sfuggita e ancora non eravamo così, no, la conoscevo come nel teatro un anno dopo, due. Permetti, sei un immorale. Guarda da che pulpito viene la predica. Eh sì, l'amica dell'amica non si tocca. Al mondo se ne può far tante di porcherie, ma quella no. Peccato, perché a me piace proprio quella, per esempio. Ma non ti sa che ti metti nei guai. Perché? Perché la buona lo direbbe subito alla tua fidanzata, sai, tra donne. Se no, perché verrebbe con te? E invece nel film di Comencini, invece no, lì facevamo così la pausa insieme. Poi lei aveva bisogno anche di affetto, evidentemente, ma non ti permetteva, hai capito? Era difficile, perché io sono un'invadente, una che mi piace abbracciare, dare i bacini, sono così, molto affettuosa. E secondo me lei ha avuto poco di questo nella vita. Ha avuto uomini molto importanti, tanti regali, tanti gioielli, ma forse poco amore, o forse non si è mai innamorata, o si è innamorata troppo e non è stata contraccambiata come lei avrebbe voluto. Aveva una madre molto strana e vicino a lei, e che era sempre appresso, sempre l'aveva appresso, mi ricordo. Le sorprese dell'amore, anche qui ricordo una piccola scena divertente nella quale lei cerca di farsi baciare da lui ad ogni costo, lui sembra refrattario ad ogni attrazione sentimentale. E anche qui, a parti invertite, insomma, è lei che cerca di attrarre lui le legge poesie d'amore con un fazzoletto in testa, con questa barchetta in mezzo all'acqua, e quando finalmente lei riesce a farsi baciare, lui ne appare così turbato che si tuffa, si spoglia completamente e in mutande si tuffa nell'acqua. Anche questa è una scena piuttosto bizzarra, come erano appunto spesso i loro incontri. Didi, voglio darti un bacio. Darti un bacio. In questa chiave di bizzarria mi viene in mente naturalmente anche l'ultimo episodio della loro collaborazione. Siamo arrivati al 1965, parliamo di Sadik, un piccolo episodio del film Thrilling firmato da Polidoro.
E qui siamo veramente nel campo della fantasia, della fantasy pura quasi, perché lei interpreta una donna annoiata che non trova altro svago che leggere tutto il tempo fumetti, soprattutto del suo personaggio preferito, questo Sadik, una sorta di diabolic dell'epoca. Dove sono i gioielli? Non li avrai mai. Piomberò su di te con la precisione di un falco. Sadik! Luigi Comencini, con il quale girai Le sorprese dell'amore e Mogli pericolose, disse di me che ero piena di contraddizioni. Allo stesso tempo disciplinata e volubile, capricciosa e professionista. Fu grazie a Comencini che vinsi il nastro d'argento per il film Mogli pericolose. Va bene, allora dammi il libretto degli assegni. Perché il libretto degli assegni? Dammi il libretto degli assegni, t'ho detto. Va bene, non strillare. Signorina, guardi un po' i clienti là, signorina. Buongiorno. Libretto degli assegni. Non strillare, sì, ecco qui, tieni. Avanti, firma. Ma che devo firmare? Non ho neanche la penna. Firma. Spicciati. Fatto? Sì, la cifra? Ci penso io. Dammi. No, la cifra sopra. Ci penso io, dammi. Un altro, firma. Ma come, due? Firma. La cifra? Ci penso io, dammi. Ma le cifre! Fatto? Se ti ripesco ti mando fallito in galera. Presentatore, il simpatico Tognazzi, si è svolta in un grande teatro romano la 14ª assegnazione dei Nastri d'Argento, gli Oscar italiani che i giornalisti cinematografici distribuiscono ogni anno. A Pier Ludovico Pavoni è andato il nastro per la fotografia a colori per La muraglia cinese. A Dorian Gray quello per la migliore attrice non protagonista per Mogli pericolose. E che dire di Alberto Sordi? Insieme avevamo già fatto la rivista e ci siamo ritrovati a recitare nel 1958 in Domenica e sempre Domenica. Con lui girai 6 film in totale. In uno di quei film c'era anche Gabriele Ferzetti, un attore che amo. È stato proprio Gabriele a regalarmi il mio adorato cucciolo alsaziano. Guardi, se io avessi delle ambizioni come cantante dopo aver sentito la sua voce, ma per carità, rinuncerei per sempre a cantare. Luciana, non fare la saputella. Io so a che cosa alludi, ma nella vita non c'è solo Raffaello, ci sono anche tanti altri piccoli pittori che hanno diritto di dipingere anche loro, poverini. Giusto. Guarda, Alberto, è molto meglio essere un bravo industriale che un cattivo cantante. Ma non è possibile che un buon industriale sia anche un buon cantante? No, non è mai successo, almeno che io sappia. Luciana, non fare la saputella. Senta, perché non mi fa sentire il suo disco? Il mio disco? Sì. Magari. Luciana, il disco. Achille Togliani vuol sentire. Il disco. Passerella di Ciampino. Parte Dorian Gray per Palma de Mallorca meditando un nuovo film. Di un po', quanto hai detto che rimani a Marsiglia? Due o tre giorni al massimo. Ah, già, due o tre giorni. Ti dispiace? Beh, un po' sì. Vieni anche tu, eh? Sì, vieni. No. Commossa ringrazio, ma questa volta, caro mio, non mi becchi più. Più che il ricordo della sua bellezza, mi ricordo dell'invidia e della rabbia che mi faceva l'uomo di cui lei era innamorato, che poi ha sposato, perché dico, guarda quello, che fortuna, perché era una donna veramente eccezionale, come bellezza, perché era perfetta, cioè poche donne sono perfette nel corpo come lo era lei. E poi era una compagna meravigliosa, perché semplice, dolce, anche se non dava molta confidenza, non è che stava, cioè noi in genere facevamo un po' comunella, lei invece no, lei veniva, girava, stava un po' con noi, ma poi se ne andava, amava stare sola, non amava la folla, la gente, non amava la comunità, diciamo. Un giorno mi ricordo che tra gli ammiratori ce n'era uno particolarmente importante per lei,
E lei mi chiamò Merilina, perché io ero bionda, tutta un po' prosperosa, e mi chiamava: Merilina, vieni un attimo in camerino, che abbiamo finito. Ha detto: ti devo dare una cosa. E mi ha alzato in camerino, mi ha dato questo pacco con tutto un giornale avvolto, tutto sdrucito, cosa, e mi ha detto: vai fuori dal teatro, perché facevamo lo spettacolo due, la domenica allora si facevano due spettacoli, nell'intervallo tra uno e l'altro mi mandò fuori ad aspettare una persona con i baffi che doveva arrivare a ritirare questa cosa, questo cartoccio di giornali. Aspetta, sono tornata, adesso non arrivava mai. No, tu stai lì che adesso arriva. Infatti è arrivato questo signore, ha preso questo cartoccio, aperto il cappotto, se l'è mandato e è andato via, come un ladro. In questo cartoccio vengo a sapere che c'erano i gioielli, perché aveva litigato con questo ammiratore, che evidentemente c'era un flirt fra loro, e glieli aveva mandati dietro, via, basta, chiuso. Dopo 3-4 giorni, accompagnato da un bellissimo mazzo di rose, era sempre pieno il suo camerino, è arrivato un altro pacco con quello che lei aveva mandato indietro, in più una trusca, che lei ha aperto, questo è, e c'era dentro un brillante. E mi ricordo che dicevo: è azzurro, Merilina. Era forse l'unica che aveva la stoffa, proprio come personaggio, di fare la diva. Lei viaggiava con un tappeto rosso arrotolato nel baule, e lei allora si diceva la sarta di compagnia, che in realtà era appunto una gentile signora che aiutava a vestirsi, a spogliarsi, doveva srotolarla dall'uscita del suo camerino fino al palcoscenico, fino nelle quinte. Comunque lei era un personaggio, non c'è dubbio, si è costruita un bel personaggio. Era disponibilissima, molto bella, faceva quello che volevo, questo può essere anche sexy, non c'era bisogno di far vedere il seno o cosa, bastava uno sguardo straordinario. Abbiamo bisogno di una copertina in 20 minuti, allora andavi a trovare un posto di corsa. Io andavo per strada, io abitavo sull'Aurelia, avevo un casale, e quindi mi sono servita molto anche dei giardini, degli alberi. Li facevo un quarto d'ora, 20 minuti un servizio. Un'attrice doveva cominciare un film di corsa, allora andavo a Cinecittà, De Sica appena arrivavo: hai bisogno? Ti do subito questa persona, era carinissima. Allora lì inventavo tante cose, c'erano depositi di film passati, di film che hanno fatto, sculture, delle cose straordinarie. E pigliavo l'attrice, trovavo un posto carinissimo che mi piaceva e fotografavo. Qui per esempio stava girando un film. Questo era in un film. Infatti qui c'era un treno che passava, eccetera. Quando ero piccola, io e mia sorella, 8-10 anni, portavamo il latte a Dorian Gray, bellissima donna, ci teneva però sul cancello, non ci faceva entrare. Mio papà ha una stalla, i miei genitori, mio papà e mia mamma, portavamo il latte, poi lei si faceva il bagno nella vasca da bagno poggiata sul poggiolo, e diceva che faceva bene alla pelle. È stata raccolta e accolta dalla popolazione di Torcegno e dai paesani come lei aveva voluto. Lei ha avuto intenzione di ritirarsi nella sua casa, nella sua villa in cima al paese, e tutti quanto hanno rispettato questa volontà. Era questa figura che dava un po' di lustro anche al paese, nel senso che essere scelti da una persona che comunque aveva avuto delle esperienze e aveva avuto una vita così anche avventurosa rispetto al nostro quotidiano, arrecava un lustro, un piccolo lustro anche a tutti noi. Le andavo a fare lavare i piatti, e un giorno mi ha detto: dai, che sei tanto carina, vieni con me a Roma, mi fai compagnia, non ti faccio lavorare, siamo sempre insieme. E sono andata giù. Un giorno
avevamo finito le lezioni alle scuole medie il pomeriggio e abbiamo preso l'autobus a Telve. E sull'autobus c'era Dorian Gray, mi ha firmato l'autografo gentilissima, e così anche gli altri ragazzi hanno seguito l'esempio e hanno iniziato a andare lì a chiedere l'autografo anche loro. Lei ne ha firmato 4-5 penso, e poi all'ultimo ha scritto: Dorian Gray è stanca di firmare autografi. La ricordo buona, semplice, riservata. Io lavoravo a quel tempo, facevo il messo comunale. Non era tanto di tante parole, non ti dava molta confidenza, era un po' sulle sue, diremo. E se qualche volta arrivavo a casa, se parlava in dialetto, sapevo quel discorso andava per le lunghe. Se parlava in italiano, buongiorno e buonasera, era finito così. C'aveva delle manie spaventose, perché metteva la pelliccia e sopra la pelliccia metteva un grembiule bianco. Aveva coraggio di andare in un bar, aprire la borsa, tirarsi fuori il formaggio con gorgonzola e mettersi a mangiare il formaggio. La vita ti riserva sempre delle sorprese. Nel 1963 nasce mio figlio. Decido allora di andare a vivere in Valsugana, a Torcegno, vicino al luogo di origine di mia madre. La mia vita ora è tutta qui, tra queste montagne, lontana dai set cinematografici. Non ancora quarantenne, Dorian Gray scompare. Ed è scomparsa a lungo perché la critica miope, la mancanza di vera cultura cinematografica degli storici del cinema di allora, dispiace dirlo, relega questo cinema nei sottoscala della storia e della critica del cinema. È stato un dispiacere per molti e un delitto contro natura per lei, perché abbandonarlo poi in un momento, metà degli anni 60, in cui il cinema, la commedia italiana dava il meglio di sé, poteva dare quindi anche a Dorian Gray un maggiore sviluppo i cui risultati noi purtroppo non sapremo mai. Io ogni tanto dicevo: ma Dorian dov'è? Telefonavo e non risultava più a quel numero fisso, non c'erano i telefonini quella volta. E dico: ma mamma mia, potrebbe scrivere una lettera? Io non sapevo dove trovarla, per continuare un'amicizia. Io abitavo a Milano, quindi per stare una sera insieme. E invece non si è saputo più niente. Mi telefonavano anche dalla RAI. Per esempio Maurizio Costanzo mi fece una telefonata per dire: senti, mi sai dire qualcosa di Dorian Gray, perché io la vorrei invitare nel mio show. E allora ho detto: guarda, io ho sentito dire che è in Trentino che fanno? Non si sa. Era una persona, credo, anche per le scelte che ha fatto dopo, particolare, una persona con certamente una anche profondità che non appariva allora, poi a parte che eravamo tutte giovanissime, per cui. Ma insomma, quello che posso dire è che la sua scelta di ritirarsi completamente dal lavoro e fare una scelta di vita così radicale, no? Insomma, l'ho ammirata. Thank you.
pensato, adesso che lei non c'è più, dico, ma Dorian Gray? Dorian Gray era bello, fresco, giovane, si è fatto fare un ritratto, ma il ritratto è invecchiato. Quando si è visto, è preso un colpo e arrivederci a grazie. Io ho pensato che questo strano nome, non lo so, non dico che l'abbia influito a fare quello che ha fatto, ma perché Dorian Gray? Perché tutto sommato lei che ha fatto? Lei non si è lei forse vedendosi ritratta, dico, in qualche specchio, non lo so. Io sono rimasto sempre con questo sciamano. Quando morì in questa maniera misteriosa e anche melodrammatica, veramente è una Norma Desmond rediviva, ci lascia orfani di questo tipo di sessualità e sensualità schermiche. Ebbene, mi sembra una strategia straordinaria, io questo notavo. Era come un copione predisposto da un Hitchcock di quei tempi e un copione mantenuto rigoroso sino alla fine. Ti rimane un mistero quello che abbia fatto questa attrice per tantissimi anni, completamente sola, isolata dal mondo, sia perché l'abbia fatto e perché si sia tolta la vita in questa maniera spettacolare. Femmina si doccia come zucchero. So che una donna perfetta, una donna senza errori e anche senza fascino. Beh, se non temessi di apparire immodesta, direi che mi sento tutta errori. Se mi restasse mezz'ora di vita, sono certa che li impiegherei a rivivere gli istanti felici. Quando sono infelice, invidio i gabbiani che volano liberi sul mare. Come diceva una mia collega, un'altra divina, ora voglio essere lasciata sola. Dimenticatemi. Io ormai ho 88 anni e mezzo, insomma, diciamolo chiaramente, sono abbastanza vicino all'aldilà. Per cui spero di rincontrarmi con Dorian Gray quanto prima possibile. Anzi, non proprio quanto prima possibile, quanto più tardi possibile. Ciao.